Se qualcuno vuole chiedermi l'esperienza vissuta, faccia pure. Infatti, volevo sentire, perché ci sono un paio di persone che hanno chiesto di poter fare un paio di domande, credo, e le farei fare subito, perché poi chi deve rispondere magari si deve anche poi assentare, considerando che qualcuno non è genovese e si deve spostare per tornare verso casa. Io avevo due segnalazioni. Però se ci sono appunto le persone che vogliono fare le domande, il microfono è a disposizione. Il dottor Scaiola che voleva fare una domanda. Sì, eccolo qua. Sì. Passo. Sì, un intervento, se però sono brevi, perché allora vediamo se ci sono delle domande prima, perché se ci sono sì, sì, no, se ci sono delle domande io farei fare prima delle domande, se no facciamo, ecco, c'è una domanda del signore là. Ok. Così poi facciamo scappare. Sì, grazie. Mi dispiace che non c'è nessuno del comune, però chiedo ai tecnici. A Genova si sta facendo un rimodernamento della strada di Via Cornigliano, per la riqualificazione di Via Cornigliano, che è praticamente una strada che è una delle poche autostrade che abbiamo a Genova, praticamente, che potrebbe essere interessata sia da una rete tranviaria che da una rete filoviaria, o comunque da un asse principale di TPL, e su questa corsia qua, su questa strada qua verranno ridotte solo, lasciate solo due corsie aperte al traffico privato e con le fermate dell'autobus addirittura diciamo a rientrare, quindi con difficoltà di imbarco per i cittadini e quant'altro. Mi sembra assurdo che in una città che si sta diciamo dotando di un PUMS che prevede quattro linee principali, tra cui questa che è la principale, è una linea che più o meno si parla di una portata di 7.000 persone ora per direzione, si faccia una strada, si restringa una strada da quattro carreggiate a due e mista. A me va benissimo rimanere a due corsie, ma che sia dedicata semplicemente al trasporto pubblico a questo punto. Questo francamente non so chi potrebbe rispondere, perché non essendoci nessuno delle istituzioni facciamo fatica a rispondere, quindi è una considerazione che magari diciamo gli organizzatori possono poi magari vedere sì, di capire. Terrei però a sottolineare il fatto che l'istituzione avevamo invitato e c'era stata anche sicuramente. No, certo, doveva esserci il vice sindaco. Però magari cerchiamo di fare una replica dell'intervista fatta a Gianpedrone, la facciamo anche al vice sindaco e poi vediamo di dare la risposta al nostro. Grazie per la domanda comunque. Qualche altra domanda? Se no, allora ecco, c'è una domanda in fondo. Domanda a signor Parisi. Non ha parlato di costi, volevo capire 8 chilometri quanto sono costati. A Parisi? Possiamo sentire. I costi, Posso dire, il costo medio della la costruzione di quello che c'è attualmente di rete tranviaria fiorentina è di circa 36 milioni a chilometro. Questo è uno degli argomenti che hanno dato luogo a grandi tumulti popolari, portando spesso esempi di medie europee di 8-10 chilometri, 10 milioni al chilometro. Queste sono favole. La rete tranviaria fiorentina è costata molto, probabilmente in alcuni casi poteva costare di meno, ma assolutamente negli standard medi di tutte le. C'è l'ingegnere Mantovani che comunque voleva dirci qualcosa su questo, non solo il discorso sui costi, magari sentiamo cosa dice lui. Io, come ho accennato prima, il costo della linea tranviaria è estremamente dipendente da una quantità dei fattori. Quindi chi mi dice lì è costato X perché qui Y, gli rispondo è un confronto che non puoi fare se non metti in fila tutte le voci e se mi dici se dentro c'è l'IVA, se dentro ci sono le spese tecniche e così via. Quindi questa è una premessa dovuta. Dopodiché se uno prende le cose in termini generali e guarda tutte le tranvie costruite negli ultimi 15-20 anni in Europa, vediamo che l'una per l'altra vanno da 10 milioni a chilometro a 40 e oltre milioni a chilometro.
Quindi diciamo qualunque numero qui dentro è un numero realistico, bisogna capire se nel caso specifico. Quello su cui ho conoscenza assoluta, perché me ne sono occupato fin dalle radici, la prima linea 1 è costata 260 milioni, il che, per 8 chilometri scarsi, il che porta a qualcosa di meno di 36 milioni a chilometro, che diceva l'amico adesso, ma soprattutto va considerato che ha comportato delle opere d'arte notevoli, un nuovo ponte sull'Arno. Allora, un ponte sull'Arno è un elemento che io devo mettere nella media o no? Capite perché non si possono fare i confronti? È un deposito preparato per tutta la rete su quella linea. Grazie, grazie. Io volevo fare, prima che magari scappi Gianni Scarfone, non c'entra molto con l'impatto ambientale, però il trasporto pubblico, per ottimizzare, per dare una customer satisfaction sempre migliore, sempre maggiore, ha bisogno di offrire anche delle metodologie di pagamento che siano, diciamo, immediate, no? La carta di credito, abbiamo visto che alcune piccole e medie aziende del territorio italiano sono state tra le prime, diciamo, ad accodarsi a quello che è, diciamo, il futuro, ma anche il presente, soprattutto a livello europeo. Ecco, per quanto riguarda voi, come ATB Bergamo, cosa avete all'orizzonte per quanto riguarda il titolo di viaggio, la bigliettazione elettronica? Allora, noi abbiamo avviato un investimento per la realizzazione del cosiddetto sistema di bigliettazione elettronica, che semplifica l'accesso al servizio da parte del cittadino e gli consentirà, come è già stato sperimentato in altre città italiane e in molte città europee, di poter, diciamo, scaricare il tipo di documento di viaggio che ritiene più consono alle sue esigenze attraverso N canali. Non avrà più bisogno di recarsi a uno sportello, ma direttamente con l'app o altro, e semplificherà anche per le aziende di trasporto tutte le problematiche di natura amministrativa, contabile, legata alla documentazione. Questo è un approdo a cui la Regione Lombardia sta lavorando, perché cofinanzia questo investimento anche per quelle realtà che non hanno già avviato questi sistemi, perché per esempio l'ATM di Milano ha già in atto questo sistema e anche l'azienda di Brescia lo ha realizzato sui propri servizi. La scommessa è di generalizzare questo tipo di modalità a tutto il sistema, compreso il servizio ferroviario. Poi si possono fare tante altre cose, per esempio aziende di media dimensione come la nostra consentono già l'emissione del biglietto direttamente con l'app, oppure l'acquisto direttamente a bordo con un'emettitrice di bordo che non dà resto e non potrebbe dar resto per dimensioni, ma che consente l'acquisto di biglietti o col conio, cioè con la moneta, o addirittura con la carta di credito direttamente a bordo. Quindi da questo punto di vista abbiamo semplificato e stiamo semplificando e molte aziende si stanno spingendo. Ma già che ho il microfono, riprendo il tema dei costi nella realizzazione di impianti di natura tranviaria, condividendo le argomentazioni del professor Mantovani, perché nel nostro caso, che avevamo a disposizione il vecchio sedime ferroviario dismesso, ancorché inadeguato nella larghezza per la realizzazione del tram, abbiamo avuto dei costi di realizzazione al chilometro che sono dell'ordine di 14-15 milioni. Nel primo intervento, e anche la stima della seconda linea è più o meno di quell'ordine di grandezza. Ovviamente laddove la tranvia entra nel tessuto urbano e ha un problema di integrazione con un contesto di un certo tipo, i costi sono destinati a modificarsi, perché devono fare i conti col tipo di contesto, come veniva ricordato prima. Aggiungo un'altra considerazione di carattere generale. Io ho studiato a lungo, come dire, la vicenda francese, perché la considero rappresentativa non solo dal punto di vista, diciamo, tecnico e di quanto l'esperienza francese ha dato impulso, per esempio, all'industria ferrotranviaria francese, mentre noi ormai non abbiamo più nulla, perché
la mitica Ansaldo Breda è diventata Hitachi e quindi abbiamo chiuso con l'industria ferrotranviaria. Ma l'esperienza francese mette in evidenza come il problema del consenso nelle varie fasi sia un problema decisivo e ha messo in luce come il tipo di approccio che viene fatto là già 20 anni fa è diverso dal nostro. Anche là ci sono state vicende, come dire, emblematiche, come nel caso di Nantes prima, a metà degli anni 80, e di Nizza più recentemente, che sono le due, come dire, l'origine e la fine di questa fase. Anche lì, nella fase di progettazione, vincevano i sindaci socialisti che erano ministri in quel momento, nella fase di realizzazione vincevano i rappresentanti, diciamo, del centrodestra, con l'inaugurazione del servizio rivinceva il centrosinistra. Ho banalizzato un problema perché in città francesi è successo anche questo. Però l'approccio che prevale nei paesi, diciamo, oltre le Alpi è un approccio meno da discussioni, da bar sport il mattino dopo della sfida di calcio fra le... C'è un approccio che già dal punto di vista tecnico, fra virgolette, scientifico, come dire, non distingue il tram di destra, la metropolitana di destra, il tram di sinistra, il parcheggio di destra. Cioè, se c'è un problema, c'è un metodo, c'è un approccio che consente di individuare la soluzione. E poi, come dire, le discussioni anche sul piano politico nei vari partiti sono meno, diciamo, manichee di quel che succede, non solo, ahimè, su questo argomento, nel nostro paese. Grazie Gianni Scarfone, credo che non ci siano più domande, allora passerei... Ce n'è ancora una? Sì, ancora una. Sì, Carlo. Alberto? Sì. No, volevo fare una domanda essenzialmente rivolta sia all'ATP che a lei. Sempre riguardo al... Noi siamo un piccolo comitato nato qui come per sostenere l'utilizzo del metano nel trasporto. Lei prima diceva che a Genova non c'è la possibilità di rifornire l'unico bus dual fuel alla rimessa delle gavette. Ecco, a Bergamo, dove credo che ci siano mezzi a metano, il rifornimento come viene eseguito? Possiamo prendere come ad esempio il best in class, invece di inventarci sempre cose nuove da qualche parte, sia per l'esempio del trasporto su chiamata o anche in questo caso dell'alimentazione a metano, ci sono dei casi in Italia che già funzionano e vanno bene. Vediamo l'esempio del best in class, grazie. Molto semplicemente, se una realtà decide di passare a modalità, diciamo, di propulsione diverse da quelle del gasolio e diventa, diciamo, una scelta strategica, l'operazione che viene fatta, e l'abbiamo fatta noi a Bergamo, ma prima di noi l'hanno fatta i bresciani, che hanno quasi tutta la flotta ormai a metano, è quella di realizzare un impianto di distribuzione del metano all'interno di uno dei depositi o all'interno del deposito principale, per cui quelle diseconomie che ricordava il collega di Genova, cioè il fatto che il personale lo deve portare fuori e quindi ci mette del tempo che costa. Ma lei forse non sa che il deposito il distributore di gavette è attaccato al deposito dell'AMT, quindi sono contigui. Cioè, adesso io non conosco il caso specifico, però così come esistono i distributori noi abbiamo i distributori di gasolio all'interno, dove di notte i 60 autobus a gasolio
vengono riforniti. Abbiamo due linee con quattro dispositivi a metano, dove di notte vengono caricati. Abbiamo sei colonnine elettriche all'interno, dove di notte i 12 autobus elettrici vengono caricate. E questo concorre a contenere i costi, cioè non sarebbe nemmeno immaginabile che i nostri 50 autobus a metano andassero a rifornirsi al distributore lungo la strada, cioè sarebbe inconcepibile dal punto di vista. Può essere la sperimentazione iniziale, ma credo che la scelta ragionevole mi sembrerebbe, mi sembrerebbe abbastanza scontato, cioè sì. Una risposta anche abbastanza banale, però chiederei allora di chiudere con le domande e le risposte, mentre invece volevo dare la parola appunto alla persona che aveva chiesto di poter fare questo intervento, al dottor Scariola di ACI. Sì, poi facciamo rispondere in ultima battuta. Facciamo venire al tavolo così riprendono. Sì. Tanto così fa l'intervento, mi sposto io magari. Prego. Non vengo a parlarvi di automobili. Noi come Automobile Club, sarò brevissimo, come Automobile Club abbiamo costituito una commissione mobilità alla quale partecipano tutti gli enti genovesi, dal comune alla Camera di Commercio all'autorità portuale, c'è l'università, per trattare i problemi della mobilità. Tra questi abbiamo anche trattato il problema l'opportunità del tram. Forse ci siamo anche un po' innamorati. Quel che è certo è che le cose che ho sentito oggi mi fanno molto piacere. Le esperienze di Firenze, di Bergamo, mi pare di Palermo, quelle straniere francesi in modo particolare. Noi Genova siamo a 180 chilometri da Nizza, che ho visto citata più volte. Purtroppo io spero che poi quello che è stato detto in questo incontro in qualche modo possa pervenire al Comune di Genova, perché il Comune di Genova sta proprio in questo periodo studiando la possibilità di inserire il tram come strumento di mobilità, anche se c'è qualche diatriba ancora fra chi vuole il tram e chi vuole il filobus. Noi, molto brevemente, riprendo alcune cose che sono già state dette, ma le voglio riprendere da genovese, vorremmo sottolineare, ovviamente anche al Comune, la forza del mettere in piedi il tram. Abbiamo messo, ve le leggo alcune indicazioni, questa è la rivista, si chiama Automobilismo, ma come vedete c'è il tram in prima pagina, è la rivista dell'Automobile Club di Genova, però il tram non c'è ancora, qui c'è il disegno ma non c'è là. Abbiamo messo in evidenza quali sono i punti di forza, li ripeto, anche se i relatori, soprattutto quando si è parlato di Firenze, li ha messi in molta evidenza, ma se poi tutto questo va al Comune vorrei che andassero anche queste nostre indicazioni. La forte attrattività del sistema tranviario, soprattutto nelle linee che passano nel centro. Il nostro amico di Cornigliano faceva presente alcune cose che riguardano quella bella località. Ebbene, il tram nel nostro progetto attraverserebbe proprio via Cornigliano. Quindi una forte attrattività, un'alta capacità di trasporto, cosa che invece non è dei filobus. Il conforto di viaggio, basta provare il tram di Firenze, il tram di Nizza, eccetera, per capire. La sede riservata, quindi col minore ingombro rispetto agli altri mezzi.
la facilità di accesso, l'inquinamento acustico nullo, la flessibilità del sistema, perché il tram può essere unidirezionale. Insomma, ci sono anche una diminuzione dei costi di gestione del mezzo pubblico che sono importanti. Non posso parlare a lungo, dico solo e aggiungo, l'evento del ponte, che è stato per noi tragico, ci ha però consentito di avere più attenzione, più sensibilità, più rispetto da parte di tutte le autorità dello Stato nei confronti della nostra città. È quindi un momento in cui forse anche finanziare iniziative importanti è più facile oggi che non nel passato. Una raccomandazione. Qui si parlava del Rinascimento. Ecco, noi vorremmo che il tram entrasse proprio in questa logica del Rinascimento e non del piccolo cabotaggio che mantiene le situazioni come sono, perché poi non disturbano nessuno. Quindi l'augurio è che su questi temi si prenda veramente una decisione favorevole ad un sistema che per noi è anche molto, molto, molto moderno. Grazie. Grazie, dottor Scaiola. Io credo che l'ingegnere Mantovani, ingegnere, voglio fare tirare un attimo le fila, così chiudiamo la serata. Proprio due parole. Giusto. Scusa, c'è un'altra richiesta. Sì. Che era prenotato. No, prego, prego. Allora, diamo la parola. Se vuol venire, che sì. Così almeno la sentiamo meglio. Venga, venga. Vengo di lì. Presente. Grazie, sono Fiorenzo Pampolini, sono qui sia come esperto, mi occupo di queste cose da tanti anni, sono stato consigliere di amministrazione in AMT, saggio col vice sindaco Baleari, poi dimissionario proprio perché la politica sembrava prendere strade diverse da quelle che mi ero illuso invece si potessero proseguire, e sono qui anche come commissione di mobilità dell'ACI con l'amico Scaiola. Ma volevo solo intanto fare, così, come dire, sono particolarmente sorpreso del fatto che un evento come quello che ho organizzato oggi sia stato praticamente disertato dalle istituzioni. Perché si parla di trasporto pubblico in una città che ha sofferto, ma che anche prima della tragedia del Ponte Morandi aveva delle grosse difficoltà per quanto riguarda il traffico, perché è una città dalle condizioni viabilistiche difficili, per cui forse più di ogni altra necessiterebbe di interventi. Per cui vedere che non c'è nessuno, c'era l'assessore Campora per la verità, ma che non è, e comunque poi ci ha lasciato anche a lui, per cui ce le diciamo tra di noi queste cose, anche se probabilmente magari già le sappiamo, ed era giusto anche avere almeno un ascolto da parte di chi invece poi dovrebbe trasformarle in provvedimenti. Solo vorrei ritornare un attimo ai quattro elementi che stanno scritti proprio nel manifestino, nella locandina dell'evento di oggi. Si mettono a confronto tram, filobus, bus a metano e bus a biometano. Ebbene, io credo che un qualunque esperto di trasporti non sia pregiudizialmente contrario a nessuno di questi quattro sistemi. I quattro sistemi non vanno messi in competizione tra di loro, ma come forse diceva prima l'ingegner Mantovani, ogni mezzo deve andare al suo posto. Quindi, per quanto riguarda gli autobus a Genova, noi abbiamo sicuramente una serie di linee di adduzione, cosiddette le collinari o linee secondarie, che per condizioni viabilistiche mai più potranno essere gestite con mezzi a grande capacità, che sia il tram o qualcos'altro. Per cui per quelle va benissimo il bus a metano, dobbiamo convertire quella flotta, adesso io dico il metano, può essere l'elettrico, comunque deve passare ad un diverso sistema di alimentazione. Per quanto riguarda invece i mezzi di grande forza, in tutto il mondo si va con le rotaie, cioè possono inventarsi gli autobus elettrici, tutto quello che volete, però ogni mezzo al suo posto. Noi abbiamo, lo citava prima l'amico di Cornigliano, abbiamo delle punte di traffico sulle linee previste dai quattro assi del PUMS
che superano i 7.000 passeggeri ora. Quindi quelle sono linee dove vanno inseriti dei mezzi tranviari. E questa era tra l'altro quello che il nostro sindaco ci ha promesso in campagna elettorale, anche dopo, quando è stato eletto. Poi improvvisamente è cambiato qualche cosa e non si sa perché, e si è pensato, adesso abbiamo visto anche sperimentazioni di mezzi innovativi che peraltro sono utilizzati in città come complemento a reti tranviarie, perché il filobus da 24 metri che è venuto in prova a Genova è usato a Linz a complemento di una rete di 4 linee tranviarie, questo tanto per dare l'informazione corretta. Perché la rotaia? Però uno dice, uno è innamorato della rotaia. Allora, la rotaia perché consente di dimensionare il sistema di trasporto pubblico sulla domanda. Cioè il filobus in Italia è consentito per una lunghezza massima di 18 metri, ancorché venga omologato dal codice della strada, quello che abbiamo visto girare una quindicina di giorni fa, che è lungo 24 metri, che per ora ha girato in deroga, perché non è omologato dal codice della strada, ma anche venisse omologato quello, ci fermiamo a 24 metri. I tram vanno da 30 fino a 56 metri di lunghezza, quindi possiamo modulare poi la lunghezza del tram in base a quella che è la domanda di trasporto, ma abbiamo parlato di 7.200 passeggeri l'ora. Il sindaco dice che ha paura dei cantieri, almeno così sembra che una delle cose principali siano i cantieri e lo spostamento dei sottoservizi. Ora io però mi chiedo, in tutte le città francesi che sono state citate più volte qui, l'impatto dei cantieri c'è stato, però in contropartita si è avuto poi un sistema che funziona, efficiente, eccetera. Qui abbiamo il cantiere del Bisagno che è aperto in un punto nevralgico del traffico come via Cadorna da 10 anni, se non di più. È un lavoro importante, si fa, quando è finito diremo abbiamo risolto una situazione. Via Cornigliano, se noi andiamo a cominciare a fare dei lavori per riqualificare via Cornigliano, avremo 2-3 anni di cantieri, però alla fine si avrà poi una riqualificazione. Quindi il cantiere, è ovvio che la città diventa meravigliosa non per opera dello Spirito Santo, ma se ci sono dei lavori che la facciano diventare meravigliosa. L'ultima cosa, volevo solo fare due precisazioni su quanto è stato detto. Per quanto riguarda i costi, in Francia la città che ha speso meno per fare il tram è stata Besançon, con 16 milioni di euro a chilometro. Quella che ha speso di più è stata Nizza, con 36 milioni di euro a chilometro. Tutte le altre stanno nel mezzo. L'ultimo dato che vorrei citare, che tra l'altro sto facendo, io ho aperto un gruppo Facebook che si chiama Il Tram a Genova, e che se volete potete venire a visitare, dove proprio a titolo di esempio sto mettendo tutte le città europee giorno per giorno che hanno il tram. Sono 257 le città europee, equamente ripartite da nord a sud e da oriente a occidente, con l'unica, come dire, alcune stanno chiudendo, ma dove stanno chiudendo le reti? Stanno chiudendo in Ucraina e in Russia, anche perché erano in condizioni talmente disastrate che probabilmente non era più conveniente andare avanti. Per il resto, invece, in Occidente, in Francia, in Spagna e in Inghilterra, il tram continua ad essere progettato, realizzato. In Germania, che ha il record in Europa per quanto riguarda le reti tranviarie, sono 58 le città dotate di tram. Grazie. Allora, grazie a Pietro Pampolini. Allora, facciamo chiudere, facciamo tirare un po' le fila della giornata del pomeriggio a Ingegnere Mantovani, e poi ci sono i saluti finali degli organizzatori. Grazie, Ingegnere. A lei devo dire che mi ha fatto molto piacere quello che ho sentito in quest'ultimo intervento, e che mi toglie, dal bisogno di dire certe cose io. Anche perché è stato fatto riferimento a dei... Anche perché è stato fatto riferimento a degli aspetti positivi del tram che io non avevo citato, quale il comfort di marcia. E un altro elemento da ricordare è quello energetico, perché è vero che l'evoluzione del sistema di trazione ha migliorato il rendimento energetico di tutti i mezzi, e in particolare di quelli a trazione elettrica, quindi anche dei filobus e anche degli autobus elettrici, che hanno comunque un problema tuttora aperto della gestione delle batterie, che va approfondito, a cui dedicheremo una sessione nel convegno di Roma di mercoledì e giovedì.
Però il tram ha un vantaggio di fondo dal punto di vista energetico, che l'attrito ruota-rotaia metalliche è un attrito molto più basso di quello della gomma sull'asfalto, e quindi diciamo proprio alla base c'è una minore richiesta di energia. E tra l'altro questo discorso dell'attrito mi ricorda un altro vantaggio del mezzo su rotaia, che è di carattere ambientale, di inquinamento, che riguarda il particolato, perché voi non sapete quanta porcheria mette in giro il consumo delle gomme, che sono tutti particolati di quelli più esili, che però restano nell'aria, non è che si depositano istantaneamente. Sì, anche i mezzi su rotaia hanno una usura delle ruote della rotaia, a seconda di chi è più duro, ma sono cose di ferro che restano lì, per cui poi il ferro dicono che faccia anche bene. No, ciò premesso, chi vuole il tram, chi vuole il filobus? Ripeto, questo è un errore, non si deve volere niente a priori, si deve studiare che cosa serve a una città. Ora, Genova è una città abbastanza grande, è più grande di Zurigo indubbiamente, quindi diciamo le esigenze così con l'accetta non sono quelle di Zurigo. Genova ha sicuramente bisogno di un sistema di trasporto gerarchico che abbia una linea o una rete di elevata capacità, che abbia dei complementi di media capacità e poi tutto quello che riguarda l'adduzione e la distribuzione di bassa capacità e qualche volta addirittura a domanda, per la difficoltà di fare servizi organizzati e programmati dove la domanda è molto debole. Ora, uno penserebbe che la base del trasporto pubblico di Genova possa essere la metropolitana. Purtroppo a me sembra che la metropolitana di Genova abbia dei limiti. Voi sapete meglio di me, penso, che la metro di Genova è nata utilizzando una galleria che era tranviaria e quindi con dei limiti di dimensione che fanno sì che i treni della metro di Genova hanno le dimensioni che avevano i treni delle piccole metropolitane di fine 800 e dei tram di quella volta. Quindi già questo è un limite dimensionale. In più le lunghezze di stazione sono quelle di metro leggera, quindi io credo che le capacità difficilmente supereranno i 10-12 mila passeggeri ora direzione. Certamente non m'azzardo a dire quale deve essere la cura, perché, torno a dire, mi contraddirei, perché bisogna studiare bene qual è la domanda di trasporto, come si distribuisce sul territorio e così via. Certamente questa piccola metro c'è, non si può buttarla via, va sfruttata al meglio, la capacità la si può ottenere aumentando la frequenza. La frequenza può essere aumentata anche di molto facendo la condotta automatica e quindi può darsi che la metro riesca realmente a avere questo connotato di spina dorsale forte della città. Dopodiché ci sono varie direttrici che vanno studiate per capire se sono da tram o da filobus o da autobus, ma non dirlo a priori. Chi mi ha preceduto probabilmente, no, sicuramente conosce Genova molto molto meglio di me. A me Genova è molto simpatica, lo confesso, è una città dove vengo volentieri e questa chiamata mi ha fatto piacere, ma non la conosco al punto di poter dire qual è la soluzione. Vanno approfondite, senza perdere tempo. Io ero in questa sala 3 anni fa a discutere del tram di Valbisagno e mi sorprende che 3 anni dopo siamo al punto di partenza. Così come non mi sorprende, ma mi lascia perplesso il fatto che stiamo a discutere quando qualcuno mi dice che il Comune ha già deciso, perché non è una notizia ufficiale, perché io non accedo ai documenti ufficiali, ma che nella domanda fatta per i finanziamenti pubblici, che in questo momento è all'esame del Ministero dei Trasporti e si presume la graduatoria uscirà entro luglio, mi risulta che è stata già fatta una scelta di una monorotaia, non so bene dove, e di filobus. Allora, questa è una decisione finale. Ci si ripenserà dicendo no, Ministero, ho sbagliato, voglio il tram. Vedo una situazione un po' che lascia perplessi. Ecco. Auguro alla città e a tutti voi che si faccia chiarezza e che se la faccia nel modo giusto.
Grazie all'ingegnere Mantovani, e devo dire che magari fossero solamente 3 anni che si parla di Val Bisagno, no? Perché credo che siano un po' di più di 3 anni. Comunque, a parte questo, io chiuderei la serata e passo la parola per i saluti a Federico Valerio. Sì, io a mia volta devo ringraziare veramente tutti i relatori, perché da parte loro ci hanno portato, come dire, una bella speranza. Allora, le cose si possono fare, ci sono le competenze, e quindi l'altra cosa è proprio, d'altra parte, come dire, lo scoramento è che questa benedetta città e la sua amministrazione ha sicuramente delle problematiche. Io ci tengo a dire che noi abbiamo organizzato questo incontro, il Comune ci ha dato il suo patrocinio, abbiamo invitato il sindaco, il quale a sua volta ha delegato il vice sindaco, il fantasma che aleggia in questa sala. L'abbiamo più volte chiamato, perché è evidente che l'assessore competente è lui. E era altrettanto evidente per noi, e temo che sia stato questo il problema, che questo incontro l'abbiamo organizzato apposta per l'amministrazione, perché sentisse appunto da persone, come dire, sicuramente informate dei fatti e comunque senza conflitti di interesse per quanto riguarda la nostra città, che potevano darci comunque delle indicazioni. Quello che manca, beh, diciamo così, allora ringrazio veramente tutti, ringrazio anche i presenti, vi ricordo che comunque tutto questo incontro è stato registrato e verrà messo in rete, perché l'idea nostra di Eco Istituto e di Rinascimento e di mettere Rinascimento Genova è quello di mettere insieme le cittadinanze nelle loro variegate organizzazioni, perché siamo convinti che soltanto se i genovesi informati si riprenderanno in mano, possono riprendersi in mano il futuro della loro città, facendo le pressioni adeguate a chi comunque abbiamo delegato a governarci. Questa non è una conclusione, perché abbiamo l'idea di organizzare altri incontri, quindi nonostante tutto, come dire, andiamo avanti, e pensiamo che di organizzare altri incontri tipo questi per approfondire le molte tematiche che sono emerse oggi. Sicuramente il tema del metano e del biometano, che abbiamo visto, che anche qui non siamo noi che siamo dei folli a pensare che possa essere utilizzato questo combustibile autoprodotto, peraltro, anche questo è un altro tema, e quindi non posso far altro che, ripeto, ringraziarvi e darvi appuntamento ai prossimi appuntamenti. Grazie ancora.